Allora, ieri mattina si è svolta una conferenza stampa molto importante presso la sala stampa allo stadio Artemio Franchi, sala stampa Manuela Righini, perché vediamo anche le immagini. È stato presentato il progetto del 13° chilometro dedicato a Davide Astori. Lo ricorderete tutti, lo conosciamo tutti, il calciatore della nazionale, capitano della Fiorentina, prematuramente scomparso lo scorso 4 marzo a 31 anni. Beh, la Firenze Marathon decise fin da subito di dedicare il 13° chilometro a questo atleta, a questo calciatore. E quindi ieri c'è stata questa presentazione dove hanno partecipato i vertici della Fiorentina, era presente Giancarlo Antonioni, appunto, e poi era presidente, appunto, il vicepresidente della CF Fiorentina, Gino Salica, e poi ancora il comune era presente con Maria Federica Giuliani, e poi ancora Giancarlo Romiti, ovviamente, e Diego Petrini, general manager e presidente della Firenze Marathon. In questa occasione è stata presentata la cartellonistica speciale che sarà appunto posizionata al 13° chilometro, che all'incirca corrisponde al piazzale Kennedy, alle Cascine. Una cartellonistica, tra l'altro, che il Comune di Firenze ha deciso di posizionare in maniera permanente proprio in quell'area per ricordare a tutti i frequentatori del parco, ai podisti e agli atleti che transitano per i loro allenamenti in quell'area, che nel 2018 è stato dedicato quel chilometro e quell'area appunto al calciatore Davide Astori. E inoltre, sempre ieri in questa conferenza stampa è stata anche presentata la partecipazione della Fiorentina con la sua fondazione, con una propria squadra alla staffetta benefica 3x7 km. Ci sarà una squadra fondata diciamo composta dalle vecchie glorie, ma non chiamiamole così perché sono ancora dei grandi calciatori, e ricavato appunto sarà devoluto in beneficenza in una delle tante onlus che hanno deciso di appunto aderire a questo progetto. E allora adesso lanciamo subito l'intervista a Gino Salica, del vicepresidente della Fiorentina. Il presidente della Fondazione Viola, Gino Salica, ha partecipato alla Fiorentina con grande spirito di collaborazione con Firenze Marathon per questa iniziativa che è ormai diventata comune fra Maratona e la società della Fiorentina. Sì, beh, insomma, è uno sport bellissimo, è una manifestazione molto importante che quindi vede Firenze al centro dell'attenzione mondiale, direi. E noi, come ci siamo detti anche recentemente, siamo molto presenti su tutto ciò che riguarda le iniziative volte a valorizzare questa meravigliosa città. E quindi siamo orgogliosi, onorati e molto felici di aver ospitato la conferenza di presentazione qui da noi. E poi c'è naturalmente questa staffetta del sabato con le glorie viola mobilitate, c'è percepiamo grande voglia da parte della Fiorentina, grande volontà di aderire a questa iniziativa benefica. Beh sì, certo, non è che siamo qui tanto per far finta, noi ci teniamo tantissimo, parteciperemo in diversi, insomma parecchie, ci aspettiamo parecchie glorie viola che aderiranno e poi soprattutto diciamo, la manifestazione è molto importante perché c'è un momento che sarà straordinariamente emotivo, emozionale, che è quello del 13° chilometro, quindi si prospettano 2 giorni di grande sport all'aria aperta, gioioso, divertente, con Firenze al centro dell'attenzione mondiale, quindi noi non possiamo che contribuire in modo attivo e positivo.